Nel governo delle diocesi si provvede al ministero dei vescovi in modo che sua suprema finalità sia il bene del gregge del Signore. Ora, per meglio raggiungere tale bene, non di rado si devono costituire dei vescovi ausiliari, perché il vescovo diocesano, sia per l'eccessiva vastità delle diocesi o per l'eccessivo numero degli abitanti, sia a motivo di particolari circostanze di apostolato o di altre cause di diversa natura, non può personalmente compiere tutti i doveri del suo ministero, come esigerebbe il bene delle anime. Da qualche giorno, Monsignor Cesare Di Pietro è diventato vescovo ausiliare e aiuterà molto non solo il vescovo diocesano Monsignor Giovanni Accolla, ma tutti quanti noi. Partiamo la lettura del mandato del Papa. Di cuore ed esperto delle realtà ecclesiali del luogo, appare idoneo a ricoprire tale ufficio. Con il consiglio della Congregazione per i Vescovi, in forza della nostra suprema potestà apostolica, ti eleggiamo ausiliare di Messina Liberi Santa Lucia del Vela e al tempo stesso ti nominiamo vescovo titolare di Nicopolia di Atra, con tutti i diritti e gli obblighi connessi a norma del diritto, con tale compito e dignità episcopale, dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 28 del mese di maggio dell'anno del Signore 2018, sesto del nostro pontificato. Francesco Papa. Prego con gioia e di cuore per te. Ti affido e mi affido alla Vergine Maria, Madre della Lettera, perché ci guidi in fraterna comunione episcopale a servire i fratelli nella fede di Messina, Liberi, Santa Lucia del Vela, impegnandoci a praticare per primi quello che oggi ho predicato su Gesù e sul suo Vangelo. E auguri di vero cuore, e ora preghiamo insieme, e grazie per il dono bellissimo del tuo sì e per la gioia del servizio che renderai a tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Ascolta, oh Padre, la preghiera, la nostra preghiera, e fondi su questo tuo Figlio, con la pienezza della grazia sacerdotale, la potenza della tua verità.
Anche se in breve sintesi, credo appaia chiaro quanto sia stata stupenda la cornice di questa celebrazione eucaristica. Stupenda e a tratti coinvolgente fino alla commozione. Commozione che ha toccato l'apice quando, con semplicità e fuori da ogni protocollo, Monsignor Cesare Di Pietro, come primo atto da vescovo ausiliare per Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, ha voluto abbracciare i suoi genitori. Affettuosi auguri, Monsignor Di Pietro, e buon lavoro, naturalmente a 360 gradi.